Sacra infezione Pecuolia, de Questura di Milano, Ufficio Prevenzione Generale, dal 27458-98 al 27938-04. E poi, questo è il delirio ballato numero il decimo. Il centesimo? Il milionesimo? Boh! Hanno tutto loro, tutto segreto. Atto reperito nell'ufficio postale di via Bergognone, Milano, in data 28 settembre 2006. Giudice di pece di Milano, beh, veramente c'è scritto giuidice, giuidice di pece di Milano. E che vuol dire? Giuidice, forse idice, è qualcuna che sta sulle palle all'Italia, nella fattispecie giudice di pece. Al giudice di pace Celestino Pelledino, pure Celestino e anche Pelledino Celestiale, santo e diavolo, bah. Giudice di pace di Milano, ricorso per decreto ingiuntivo ex articoli 633 e segge, e che vuol dire CPC, ecco, ruolo numero 20182-06, decreto numero 18002. Dicevo, giuidice di pace di Milano, ricorso per decreto ingiuntivo, ex articoli 633 e segge CPC, promosso da Cocchi, Vecchi, Marzocchi, Avvocato Giorgio, nato a Ferrara il 15652, codice fiscale, elettivamente domiciliato in Milano, via La Marmora numero 21, presso lo studio dell'avvocato Paolo Bartucci. Paolo Bartucci, che lo rappresenta e assiste per procura in carcere alla presente ricorso. E lui parla così. Ecco, avvocato Paolo Bartucci, via La Marmora 21, e sarà mica la moglie, tutto in famiglia, ma 20122 Milano, telefono 02 551 6401, fax 02 54 10 0880. Dice, al presente ricorso, dice, ricorrente, quello è il ricorrente, Giorgio Marzocchi, il ricorrente, contro, e il solito, no? Uso Angelo, ecco, nato il 12/4/1948 a Piazza Alberira, residente in Milano, lo sappiamo noi, via Giambellino numero 48, codice fiscale. Rep, che vuol dire? Di lato c'è scritto 5566/06. Premesso, premesso, vediamo. Premesso 1 1. Che paragrafo numero 1 è premesso che questa è la Paola Bartucci che parla, non so che voce ha. Via, dice, premesso che l'avvocato Giorgio Marzocchi, custodia in Milano, via La Marmora numero 21, ha svolto una prestazione professionale in favore del signor Angelo Russo. Ma quando mai? Consistita nell'assistenza, nella separazione, che? Coniugale della moglie, signora Cile Cremia. Ma quando mai? Ma che cazzo dice? Beh, 2, paragrafo 2. Che
Il 23-12-04, lo scrivente, e cioè Giorgio Marzocchi, provvedeva all'iscrizione al ruolo del giudizio di separazione con il deposito del ricorso al tribunale del fascicolo dei documenti. Ma è sicuro? Ma siamo sicuri? Boh. Dice, nel ricorso il signor Russo, sempre quello, chiedeva fosse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale, l'esonero dal contributo al mantenimento di moglie e figli. Ma oh, veramente? Boh, lo sanno loro. Beh, se gli chiedi dice che non è mai stato avvocato. Qui sì. Ma. Paragrafo 3. Dice, che anche la moglie, dice, presentava un proprio ricorso per la separazione dal marito chiedendo la separazione con addebito al marito. Ma chi? Ma quando mai? Ma l'avranno fatto loro, l'ha fatto lì la grazia Ofelia Cesaro. Ma quella moglie, dice, l'assegnazione della casa coniugale e la fissazione di un assegno di contributo al mantenimento di moglie e figli. Beh. 4, paragrafo numero 4, che i giudizi, dice, venivano riuniti ed assegnati al presidente dottoressa Baccolini, dottoressa, di nome fa sereno, che fissava per la personale comparizione dei coniugi l'udienza del 10-5-5. Il 10-5-5, ma che cazzo ci facevano tutti quei carabinieri dentro e nei pressi dell'ufficio di questa dottoressa Serena Baccolini? Boh, ancora a distanza di oltre 5 anni non si sa. Al termine, dice, della quale, dopo lunghe e difficili trattative. Ma quale trattativa? Ma che trattativa? Ma è deliri, no? Sono deliri, no? I coniugi addivenivano ad un accordo di separazione consensuale. Ma quale accordo di separazione consensuale? Ma che ste sono ubriachi, in delirio, no? In delirio, inventano. Paragrafo numero 5. Per la prestazione svolta in favore del signor Russo, che prestazione, in favore pure. Però, dice, Lev Giorgio Marzocchi, riceveva solo due acconti per la complessiva somma relativa alle sole competenze. Però, sempre da competenze parlano, ma di doveri non niente. Ah, i doveri se li inventano. Di euro 908,50. Per non fare niente aveva già preso 908,50. O forse non di più, beh, che se ricorda, bisognerebbe controllare. Comunque, 908, dice, cifrato, fattura numero 2304 e fattura 145, documenti 1 e 2. Comunque, allora è vero che si è fatto pagare. Si è fatto pagare per non fare niente, ma per rubare, per subentrare, per conoscere i documenti e rubare ancora di più. Ah, brave! E pertanto il signor Russo rimaneva debitore del saldo di euro, dice, 1869,80, pure delle quali euro 1527,62, tutto preciso, per saldo competenze euro 30,55, per contributo alle casse di previdenza avvocati ed euro 311 per IVA, però, come da notula dettagliata, ecco, tutto legale, tasse, tutto, dettagliata, inviata al cliente in via informale, il 27-2005, e successivamente con sollecito raccomandato con AR, inviato dall'AV Bartucci, del 12-12-05, documenti 3 e 4, comunque questi documenti qua non ci sono, boh. Ma
Sesto paragrafo. A seguito di istanza di liquidazione degli onorari del ricorrente, documento 5, e dov'è? Beh, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con decreto del 936, liquidava gli onorari della parcella del ricorrente nella misura richiesta di euro 1600, oltre spese atterenti. Però, e i doveri? Boh, documento 6, assaggio. Boh. Ci ha premesso l'avvocato Giorgio Marzocchi, come sopra rappresentato e difeso. Chiede. Bene. Qui siamo a pagina numero 1 e qualcosa, i 10 minuti sono passati. Sulla prima pagina, cosa c'è scritto al lato? Al lato, stampatello in neretto, ATA puntato, esecutivo, ATAP, esecutivo, cancelliere, e fascicolo, esecutivo.